Il nostro esperto da sempre di geopolitica, il professor Guglielmo Cerolini. Buonasera. Buonasera. E poi più tardi nel corso della trasmissione avremo anche in collegamento telefonico il professor Aldo Ferrari, che è il responsabile del programma Russia, Caucaso e Asia Centrale presso l'Istituto di Studi Politici Internazionali, cioè l'ISPI di Milano. Nonché professore ordinario di cultura armena, storia del Caucaso e dell'Asia Centrale, storia della cultura russa all'Università Ca' Foscari di Venezia. E intanto iniziamo noi, professore. Oggi, come dicevo, è stato un giorno particolare perché è stato il 9 maggio, è tradizionalmente il giorno della grande parata sulla Piazza Rossa, no, di Mosca. E secondo molti analisti occidentali, doveva essere il giorno in cui Putin, nel suo consueto discorso, avrebbe dovuto annunciare la guerra totale all'Ucraina. Ma a quanto pare così non è stato per il momento, No, per fortuna. è stato direi un discorso in coerenza con i discorsi precedenti, cioè noi abbiamo visto i discorsi di Putin, quello fatto pochi giorni prima del 24 di febbraio, poi quello della mattina del 24 febbraio, cioè tutti discorsi che, come dire, pur pieni di retorica, però andavano verso una direzione e anche la direzione diciamo, di oggi, del discorso di oggi, è un po', e delle immagini di oggi, è sempre su quella scia di quei discorsi. Quindi c'erano delle bandiere rosse, per esempio, e quindi il ricordo della lotta dell'Armata Rossa contro i nazisti. Sì, diciamo che probabilmente in questo caso le bandiere rosse con la falce e il martello non vogliono rievocare il No, comunismo, bensì un simbolo dell'antinazismo, eh dell'antifascismo. sì, è questo infatti la saldatura, perché su questo poi potrebbe parlarne ore Aldo Ferrari. In realtà c'è una situazione che l'Ucraina ha cercato di rievocare a suo favore, cioè la famosa carestia. Ma la famosa carestia, con milioni di morti, non va attribuita alla Russia, ma va attribuita all'errore dell'economia comunista, che ha fatto un disastro dal punto di vista dell'agricoltura e ha portato negli anni 30 alla morte di milioni di ucraini. Però gli ucraini cosa fanno? Tirano fuori quella questione come una questione a supporto della loro identità nazionale, perché ovviamente sono, tra virgolette, riconquistano in maniera nuova dopo la caduta del muro di Berlino, e quindi ecco che. Ma di queste cose ne parlerà Aldo Ferrari. Della sfilata abbiamo notato una cosa, abbiamo notato che ci sono dei mezzi militari molto avanzati che probabilmente non sono utilizzati, cioè le cose che sono utilizzate nella guerra in Ucraina, i mezzi militari sono dei mezzi militari, Obsoleti a dire alcuni della poco. seconda guerra mondiale, altri di 30 anni fa, ma per esempio anche i carri armati, cioè sono roba vecchia, ecco. Sì, ma l'impressione è che stiano, come dire, svuotando i magazzini, gli arsenali in questo frangente. Ma Non si è sono ancora spesi in tutto il loro potenziale. Allora, sicuramente stanno usando il loro contingente militare in maniera limitata per quanto riguarda i mezzi. Ecco, ma su questo anche qui vorrei una sponda con Aldo Ferrari, vorrei la valutazione sul versante della leva militare, sul versante dei giovani, della risposta dei giovani, sul versante da questo lato, cioè questo forse può essere un punto debole numerico, ma non le cose che sono utilizzate, perché le cose che sono utilizzate si faceva un calcolo secondo cui i carri armati, per esempio, in una settimana si potrebbero recuperare i carri armati che sono stati distrutti dagli ucraini attraverso quelle formidabili azioni che hanno fatto con delle armi moderne. Insomma, stiamo parlando di 7-8 mila carri armati che pare che Che la Russia sia in grado in una settimana il potenziale industriale della Russia è in grado di una di settimana. rifarli in una settimana. Quindi,
Ecco, questo per dire che la prospettiva, che è quella purtroppo che mi preoccupa molto, di una guerra che duri a lungo, è una prospettiva che molto probabilmente non spaventa tanto la Russia di Putin, se non io l'unico punto di domanda che ho un po' sul versante dell'impegno, Della risorsa della umana. risorsa umana, ecco, su questo vorrei sentire Aldo Ferrari, perché Aldo Ferrari poi è da tanti anni che ci metteva in allarme su molti aspetti della Russia, e che ho ovviamente inascoltato. Bene, allora io intanto pregherei la regia di contattare il professor Ferrari e allo stesso tempo pregherei Maurizio in regia di mandare quel contributo filmato che spiega un po', ci siamo scervellati in queste settimane per capire cosa significasse questa Z che campeggia su tutti gli automezzi, su tutti i carri armati, no? Dell'armata della Federazione Russa. Ognuno ha dato la sua interpretazione, no? E questa è l'interpretazione che danno i russi. Prego, regia. Non abbiamo audio però. Comunque, in sostanza, adesso lo vedremo anche graficamente, questa Z è formata dai due 7 del numero 77 perché quest'anno ricorrono i 77 anni dalla vittoria sul nazismo, la conquista di Berlino e la vittoria sul nazifascismo. Quindi la propaganda russa, insomma, mostra questo come significato di questa Z. Io devo dire che questo fine settimana ero all'estero e nel mio albergo si vedevano, cosa che a casa normalmente non ho, le televisioni di tutto il mondo, e si vedevano i principali canali russi, e devo dire che la sfilata di stamattina, ma è iniziata, le immagini, la propaganda è iniziata 2 giorni fa. Non si parla d'altro, non si fa vedere altro che un Putin anche giovane, per esempio, che un Putin pienamente collegato con i leader occidentali, con tanti leader occidentali, e quindi delle immagini che sono un po' diverse da quelle che vediamo noi. È vero che c'è una propaganda in Russia, però come dire. Bisognerebbe anche far vedere cosa vedono i russi, per esempio, Certo. per capire anche perché i russi stanno dalla parte di Putin. Infatti, mi dicono allora che il professor Aldo Ferrari è collegato. Buonasera, professore. E grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, in questi oltre 2 mesi ormai di guerra, tutti i giornalisti, gli intellettuali, la gente comune, ovviamente anche l'intelligence di tutto l'Occidente si sono rotti la testa per cercare di prevedere e anticipare le mosse di Putin, no? Ecco, secondo lei cosa ha in mente Vladimirovich Putin? Qual è il suo disegno? Cioè annettersi nuovi territori e ricreare un po' il territorio che era quello dell'Unione Sovietica o ancora prima dell'impero zarista, oppure semplicemente vuole creare un cuscinetto di sicurezza tra la Federazione Russa e l'Occidente e allo stesso tempo fermare la strage dei civili filorussi nel Donbass, come lui stesso dichiara? Ma io credo che innanzitutto bisogna distinguere da quelle che probabilmente erano le sue speranze all'inizio. Ha chiaramente sottovalutato la resistenza ucraina e sopravvalutato le forze armate che ha inviato in Ucraina. Attualmente, per quanto si possa ragionare, direi che le aspettative sono più limitate, vale a dire la conquista di quanto resta della regione del Donbass. Il conseguimento già ottenuto della fascia territoriale che congiunge il Donbass alla Crimea e probabilmente, se sarà possibile, un'ulteriore espansione verso ovest, conquistando Odessa e quindi
l'intero accesso al Mar Nero, privandone quindi l'Ucraina, che ne sarebbe fortemente indebolita. Non credo che la Russia possa realmente sperare di più. Già questo sarà militarmente non semplice da ottenere e comunque la metterà in gravissimo contrasto non solo con l'Ucraina, ma con tutto l'Occidente. Ma infatti molti sostengono che dobbiamo fermare Putin perché altrimenti potrebbe spingersi anche oltre, no? A prendere la Moldova e poi la Polonia e poi chissà cos'altro. Ma in realtà, primo, probabilmente non ha proprio le risorse belliche per farlo, secondo, forse non è neanche il suo interesse. Guardi, io non vorrei fare il professore, in effetti lo sono e studio da 40 anni storia russa e leggo i documenti e le strategie russe. Noi occidentali molto spesso parliamo così per sentito dire, senza renderci conto che una cosa sarebbe eventualmente auspicare da parte di Mosca la riconquista dell'Ucraina che i russi sentono tradizionalmente a torto o a ragione come parte della propria storia, del proprio passato. Una cosa pensare a invadere paesi come la Polonia, che sono membri della NATO, e la cui semplice, minaccia porterebbe immediatamente al conflitto NATO. Francamente, a volte c'è una superficialità che sconfina nella disinformazione. Quindi io credo sia opportuno valutare più concretamente, più realisticamente quelli che poi realmente sono anche dichiarati come obiettivi russi, insomma, per parlare di Polonia o di paesi baltici o anche di Moldavia mi sembra francamente irreale, benché ad esempio un paese come la Moldavia non fa parte della NATO ed è in parte filorusso. Io non so quanti giornali abbiano segnalato la grandissima manifestazione che si è svolta oggi in Moldavia, non tanto a favore della Russia quanto proprio per ricordare e festeggiare il 9 maggio. È stata una manifestazione imponente e guidata dagli esponenti filorussi, tra cui l'ex presidente Dodon. Quindi, insomma, è più complessa la situazione, andrebbe esaminata con attenzione, prudenza e forse un po' più di competenza di quanto spesso venga. Senta, ma lei è preoccupato del fatto che questa guerra potrebbe da convenzionale passare a un tipo di guerra nucleare se, per esempio, Putin venisse messo alle corde in un certo modo, no? Perché adesso pare che comunque la NATO abbia, in un certo senso, preso la palla al balzo, ammesso che for non fosse anche prima un suo obiettivo, per così colpire la Russia e indebolirla. Quindi in questo caso, se la NATO profondesse ancora ulteriori sforzi e ulteriori risorse e mettesse effettivamente alle corde la Russia, secondo lei potrebbe esserci la concreta possibilità, la concreta minaccia di una soluzione estrema? Guardi, la domanda credo sia del tutto legittima, nel senso che razionalmente nessuno dovrebbe pensare a ricorrere all'arma nucleare, anche se nel caso potrebbe trattarsi di armi tattiche, quindi di impatto relativamente limitato. Però esiste un problema che è politico ed è militare realmente. La NATO sta andando molto al di sopra e al di fuori dei suoi limiti. Ormai Stoltenberg parla ignorando, come posso dire, la volontà degli stati membri, persino la volontà dell'Ucraina, come quando l'altro ieri si è affrettato a dire che se anche l'Ucraina volesse discutere la questione della Crimea, non lo riconoscerebbe mai. Noi occidentali siamo stati ciechi di fronte al fatto che la NATO sia il problema essenziale del peggioramento dei rapporti tra la Russia e l'Occidente. Io credo che francamente non fosse davvero scritto in nessuna tavola sacra che la Russia dovesse diventare nemica dell'Occidente. Quello che è avvenuto è in larghissima misura conseguenza della minaccia che la Russia percepisce da parte della NATO. Noi non dobbiamo dimenticare che la Russia guarda all'espansione verso est della NATO
come un passo ulteriore rispetto all'invasione nazista del 1941 o a quella bonapartiana del 1812. La percezione noi la possiamo contestare, però ignorarla come abbiamo fatto in questi decenni, in particolare riguardo all'estensione verso est della NATO, è stato un errore politico, a mio giudizio, gravissimo e noi occidentali portiamo parzialmente la responsabilità della situazione che poi ha portato all'invasione russa dell'Ucraina, che in sé non è giustificabile, ma è comprensibile, io credo, se noi ampliamo l'orizzonte di osservazione e valutazione politica. Certo, ma è proprio, almeno la mia preoccupazione personale, nasce proprio anche da questi due precedenti storici che lei ha citato, no? Per esempio, durante l'invasione napoleonica i russi arrivarono addirittura a bruciare Mosca, no? Pur di fermare in qualche modo l'avanzata dell'esercito di Napoleone. Nella seconda guerra mondiale hanno perso 28, 27, mi sembra, milioni di... hanno avuto 27 milioni di morti, ma alla fine hanno vinto. Quindi voglio dire, c'è una mistica del sacrificio anche estremo nella cultura russa che noi in Occidente non abbiamo. Ed è per questo che appunto mettere all'angolo i russi non è mai, secondo me, una buona scelta, ecco. Persino Macron oggi. Guardi, io sono assolutamente d'accordo, per fortuna ci sono capi di governo europei più lungimiranti e Macron oggi ha fatto proprio questo discorso che è assolutamente corretto. Purtroppo altri paesi, a partire dagli Stati Uniti o dalla Gran Bretagna, invece esasperano il conflitto, lo attizzano in base a interessi forse reali, anche se io mi chiedo quale sia l'interesse degli Stati Uniti di avere una Russia sempre più vicina alla Cina, come sta già avvenendo da anni, come continuerà nei prossimi tempi, ma in ogni caso questi interessi statunitensi, a mio giudizio, non coincidono con quelli europei e purtroppo i paesi dell'Unione Europea faticano moltissimo, anzi non riescono affatto ad opporsi come posso dire, alle imposizioni geopolitiche, economiche, finanziarie degli Stati Uniti. Questo però va effettivamente a danno, a mio giudizio, degli interessi europei. Ma infatti, tra l'altro, secondo me, possiamo anche capire che tutto sommato agli Stati Uniti avere anche un'Europa in difficoltà più di tanto non dispiace, ma non si capisce il Regno Unito invece che interessi potrebbe avere da un'escalation. Ma guardi, ci sono paesi, gli Stati Uniti, il Regno Unito è uno di questi, che sono visceralmente antirussi da secoli. Per la Gran Bretagna addirittura è qualcosa che probabilmente risale al cosiddetto grande gioco, alla contrapposizione imperiale nell'Ottocento. Altri hanno, come i Baltici o la Polonia, problemi di ordine differente. Il problema è che a queste sensibilità particolari adeguando anche il corpo principale dell'Unione Europea, in particolare Germania, Francia e Italia, che sino a pochi anni fa avevano nei confronti della Russia un atteggiamento molto più equilibrato e molto più produttivo. Purtroppo negli ultimi anni questo equilibrio è venuto meno e la politica estera dell'Europa nei confronti della Russia è stata dettata essenzialmente, per quanto possa sembrare strano, da paesi russofobi come i baltici e i polacchi, che chiaramente sono però appoggiati, sostenuti, incoraggiati dalla Gran Bretagna e soprattutto dagli Stati Uniti. Questo è un problema che riguarda, a mio giudizio, sia l'Unione Europea che la NATO. Entrambe le istituzioni risentono fortemente di questo pregiudizio antirusso presente in molti paesi che ne fanno parte. Guglielmo, vuoi fare una domanda al Sì, professor Ferrari? due. Allora, la prima è una domanda, diciamo, perché ci conosciamo da almeno 30 anni e non facciamo i conti. E ovviamente rovesciando la posizione, cioè che cosa effettivamente potrebbe fare l'Europa con, un po' ci siamo arrivati, con la Russia, nel senso che probabilmente farla entrare nella NATO, no.
farla entrare nell'Unione Europea? No, però nel G8 e così via, sicuramente un rapporto più equilibrato con la Russia l'Europa lo potrebbe avere. E poi l'altra domanda era invece se ci spiegava la sua nuova creazione, la sua ultima creazione del professor Aldo Ferrari, cioè l'osservatorio di politica e relazioni internazionali di Ca' Foscari. Grazie per entrambe le domande. La prima, io devo essere pessimista, nel senso che attualmente l'Europa non è in condizione di fare alcunché, nel senso che sono stati sprecati decenni nei quali sarebbe stato opportuno e di nostro interesse, evitare questo allontanamento della Russia dall'Europa, allontanamento del quale siamo parzialmente responsabili anche noi, naturalmente la Russia ci ha messo del proprio. In questa situazione in cui ci troviamo oggi, in realtà già dopo il 2014, con la prima grande crisi ucraina e oggi in particolare, la distanza con la Russia è diventata siderale e siamo ancora più che in passato completamente succubi degli interessi e delle strategie statunitensi. Parlare di un cambiamento di registro dell'Europa attualmente mi sembra tanto auspicabile quanto purtroppo non prevedibile, non producibile in sostanza. Ci vorrà tantissimo tempo e un cambiamento forte di sentimento e anche di capacità di azione da parte delle leadership europee per modificare una situazione che al momento attuale lascia francamente ben poco da sperare riguardo al riavvicinamento tra Europa e Russia o tra Russia e Europa che dir si voglia. La seconda domanda, sì, Ca' Foscari ha costituito e sta per cominciare a funzionare attivamente un osservatorio di politica internazionale che metterà le competenze davvero notevoli, che sono competenze giuridiche, politologiche, storiche, economiche di numerosi docenti al servizio della lettura approfondita e competente dei problemi principali dello scenario internazionale. Manca a Venezia, ma in realtà manca in tutto il nord-est italiano, un centro di politica internazionale come può essere l'ISPI a Milano o lo IAI a Roma e sia pure senza avere almeno inizialmente ambizioni così grandi, noi speriamo che questo osservatorio possa introdurre elementi importanti di approfondimento politico. Il nostro primo evento sarà settimana prossima, il 17 maggio, e sarà, come posso dire, riguardo alla guerra in Ucraina, ma indirettamente, cioè sarà una valutazione da parte di specialisti di come alcuni paesi asiatici si stiano rapportando alla crisi ucraina, in particolare i casi di Cina, Turchia e India, che come sappiamo, ma si fa fatica ad approfondire realmente l'argomento, non hanno nei confronti della Russia, non hanno assunto un atteggiamento intransigente come è invece stato assunto dall'Occidente. E questa, secondo me, è una linea di ricerca di politica internazionale estremamente importante perché spesso noi occidentali continuiamo a pensare che il mondo coincida ancora con l'Europa e l'Occidente, ma questo, piaccia o non piaccia, non è più vero. Aldo, io ci sarò. Sai che Ti ringrazio. mi hai mandato l'invito e io ci sarò. Bene, ringraziamo, purtroppo siamo agli sgoccioli, ringraziamo il professor Aldo Ferrari, grazie davvero per essere stato con noi e speriamo di risentirci magari anche per commentare notizie migliori, insomma. Lo spero. Molte grazie, buonasera. Grazie. Grazie Aldo. Ecco, allora la chiusura aspetta a noi, Guglielmo. I temi sono due, no? Allora, intanto abbiamo visto che nel discorso di oggi Putin non ha annunciato un'ulteriore escalation e la guerra totale all'Ucraina, quindi si continua ovviamente a guerreggiare, ma Io penso insomma. che sia proprio il motivo, abbiamo sfruttato poco Aldo Ferrari, il motivo sia proprio quella debolezza dei numeri della leva, della criticità della leva e così. Quindi una guerra per anni
anni così la può bassa mantenere. intensità. Sì, a questo livello qui la può mantenere, magari mettendo, magari, sperando di no, magari dico dal suo punto di vista, mettendo in campo armi migliori, più aggiornate e così via, anche per rispondere alle armi molto aggiornate che gli mandiamo noi della NATO. Certo, quindi insomma diciamo che Però la prospettiva è lunga, questa è una prospettiva stante così le lunga. È molto cose. triste, lo dico, ho detto un magari, ma un magari Sì, molto triste, del chiaro. quale mi vergogno, ecco. Ecco, stante così le cose, alla luce di quello che abbiamo visto anche oggi, la prospettiva è quella proprio di una guerra lunga e a bassa intensità come quella che stiamo vivendo in questi giorni, in questi ultimi giorni. Ecco, la prospettiva del Santo Padre, io trovo sempre la diplomazia vaticana come quella più avanzata. Ecco, prima il professor Aldo Ferrari ha citato l'India, ha citato la Turchia, ecco, sono posizioni comunque anche ambigue, mentre il Santo Padre mi pare che abbia una posizione non ambigua, qualcuno dice che è una posizione ambigua, non lo è, e pensate che pare che sia andato dall'ambasciatore russo e sia andato in ginocchio a chiedergli di fermarsi. L'altro tema, l'ultimo, è quello dell'acciaieria Azovstal, no? Dove si stanno concentrando tutti gli sforzi dell'esercito russo, insomma, nella città di Mariupol. E tanti si domandano come mai questa installazione, insomma, questo manufatto, che peraltro è gigantesco, perché stiamo parlando di un'area di non so quanti chilometri quadrati che corrisponde a un quinto della superficie totale di Mariupol, ma perché questo accanimento sia nel volerla conquistare che nel difenderla? Secondo qualcuno, sotto l'Azovstal, nelle segrete dell'Azovstal, nei sotterranei dell'Azovstal, si nasconderebbe qualcosa di strategicamente importante, insomma. Questo non lo so. Certo, è sicuramente un aspetto accattivante. Come struttura, è una struttura dal punto di vista difensivo con delle potenzialità e quindi ecco perché è stato utilizzato. Certo, c'è anche una situazione che prima fuori onda stavamo commentando, nel senso che sarà probabilmente utilizzato da Hollywood o da qualche cineasta, perché Sicuramente è una storia intrigante, in no? effetti Una c'è sedia però la dell'Azovstal. situazione di questo battaglione che molto probabilmente erano dei criminali di guerra, perché in realtà erano dei criminali di guerra, che però sembra che si siano comportati come eroi lì. Quindi c'è questo Ma anche duplice lì elemento, come anche dire, se poi le c'è la notizie sono popolazione, controverse sì, poi c'è perché. il problema di eroi, ma come si sono comportati con la popolazione civile che forse era ostaggio e non era. Ecco, Esatto. quindi anche lì lo scenario di un film, certo, le atrocità che invece sono state commesse sicuramente dai russi, un po' anche dagli ucraini, perché in questi giorni nel Master Intelligence prima è stato citato questo osservatorio di Ca' Foscari, ma l'Università di Udine ha questo Master in Intelligence e Information Technology, che è un pochino la punta di diamante dell'Università di Udine su questi temi, e abbiamo avuto con noi Andrea Romoli, che ci ha spiegato molti aspetti relativi anche alle atrocità di Bucha, a che cosa è successo, ai grandi punti di domanda che ci sono. E quindi ecco, anche noi nel Nord-Est abbiamo un punto di osservazione straordinario, che è proprio questo Master in Intelligence, che alla terza edizione sta avendo un successo straordinario per qualità e successo di adesioni. Ecco, tra l'altro un altro appuntamento è quello di mercoledì 11, no? Sì, mercoledì 11 a Udine siamo con il festival Vicino Lontano, premio Tiziano Terzani. E abbiamo ospite Lucio Caracciolo, viene a trovarci in presenza Lucio Caracciolo, non è questa la locandina che io vedo in sovraimpressione, ma è un'altra. E abbiamo due appuntamenti, al Salone del Popolo alle ore
16:30, mercoledì 11 di maggio, Lucio Lucio Caracciolo Caracciolo. con la presentazione di questo numero di Limes. Discutiamo, più che la presentazione, sarà la discussione su questo numero appena uscito di Limes, il caso Putin. Lo faremo con Lucio Caracciolo, ma anche con il sottoscritto e con Virgilio Ilari, il presidente della Società Italiana di Storia Militare. E poi alle 19 invece saremo alla Chiesa di San Francesco all'inaugurazione di Vicino Lontano con una discussione sulla crisi, sulla guerra in Europa con Lucio Caracciolo, con Omar Monestrier, il direttore del Piccolo del Messaggero Veneto, e il sottoscritto che introduce con Bene, Istoria nell'ambito di Vicino Lontano. professore, noi la ringraziamo e ovviamente è sempre un piacere parlare con lei. Purtroppo il tempo C'è il tempo solo di far vedere quella è locandina che sempre adesso in girando. sovrimpressione ho imparato, eccola qui, che invece sabato, questo alle 10:30 al Visionario. Sempre con Vicino Lontano, ma anche con un'associazione Identità Civica, ecco, parleremo di guerra, profuganza e integrazione. Benissimo, grazie ancora al professor Guglielmo Cevolin. Grazie a voi. Termina qui la prima parte del nostro notiziario che, come avete visto, oggi è stato dedicato per metà appunto alla guerra in Ucraina. Ora abbiamo il meteo, il break pubblicitario e poi gli approfondimenti delle nostre redazioni di Udine e del Veneto. Quindi restate con noi, grazie.